Ben ritrovati amici sportivi, ben ritrovati a Overtime, terza giornata, terzo programma per noi per parlare di sport, ma terza giornata di eccellenza. Sono arrivati già dei risultati importanti, sono arrivate anche delle riconferme. Riconfermatissimo è Felice Pantanella, ben trovato Felice, buonasera. Buonasera. Felice, io dicevo, terza giornata di eccellenza, sono arrivate delle riconferme, sono arrivate delle novità, ma giustamente il campionato è ancora agli albori, c'è tanto da fare ancora. Sì, sì, sicuramente. L'unica novità, diciamo così, no, le novità appunto non sono tante, ma comunque è quella del Gaeta che riesce a vincere anche non giocando benissimo, quindi si può proseguire per cercare di fare meglio, cercare di sistemare le cose che non sono andate appunto domenica. Non va invece al Monte San Biagio, che continua a perdere ancora una volta, verso in casa, quindi c'è qualcosa che bisogna rivedere, insomma. Il resto poi avremo tanti ospiti stasera, mi sembra che è la corazzata del momento. Assolutamente. Allora, tanta carne al fuoco, dicevo, avremo tanti ospiti. Iniziamo subito nel vedere quelli che sono stati i risultati di eccellenza, perché ci portano al primo ospite di questa sera. Prima vittoria del Gaeta 1-0 contro il Racing Cardea, ne andremo a parlare dopo. Ovviamente è stata una bellissima partita, un bel esplorare fuori casa comunque. Assolutamente. La vittoria è quella del Città di Formia, che vince contro l'Atletico Pontinia. Due squadre che avevano cambiato allenatore in questo inizio di gara, due squadre che sicuramente si giocavano una buona fetta di quello che era un inizio di stagione. E allora noi andiamo a conoscere il nuovo mister del Formia, Marco Mazziotti. Mister, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, innanzitutto le facciamo il benvenuto a Telegolfo e a Formia, visto che non abbiamo avuto modo di conoscerci né sul campo né in fase di presentazione. Ringraziamo ovviamente Cristian Perrino, che ci ha permesso questo collegamento. L'ufficio stampa del Città di Formia è molto attivo su quel che riguarda la comunicazione. Mister, prima vittoria, finalmente sono arrivati 3 punti. Che partita è stata quella di ieri? È stata una partita sicuramente complicata per noi, ma perché sotto l'aspetto mentale i ragazzi avevano probabilmente subito troppo quelle che sono state un pochettino le vicissitudini iniziali in questa prima fase. C'è stata già una mezza rivoluzione a Formia tra direttore, allenatore, staff tecnico. Mi sono accorto di avere dei ragazzi un attimino sbandati da guidare, però ho avuto delle risposte molto molto positive, perché siamo entrati in campo in maniera ordinata, hanno mantenuto per bene le consegne, sono riusciti a tenere, diciamo, botta a un ottimo Pontinia. Al di là della classifica, l'ho già detto, il Pontinia si era rinforzato con quattro elementi nuovi, altri due mi sa che non hanno giocato, quindi ha rivoluzionato un poco quella che è la squadra, prendendo giocatori importanti per la categoria, perché Aquilani, Altobelli, Bordin, Cesmundo, lo stesso attaccante, insomma, giocatori importanti. Noi purtroppo abbiamo ancora una rosa, secondo me, incompleta. Ho dovuto adattare due giocatori fuori ruolo dopo una prima fase dove il Pontinia, però penso che abbia meritato, insomma, ha tenuto meglio il campo di noi. Dopo che abbiamo sfiorato di andare sotto, abbiamo reagito e poi probabilmente abbiamo meritato di andare in vantaggio. Potevamo raddoppiare in più di un'occasione e paradossalmente, quando ci siamo ritrovati in superiorità numerica, abbiamo subito le offensive finali del Pontinia, e un po' per fortuna, un po' per bravura, siamo riusciti a portare a casa un risultato per noi fondamentale, per i ragazzi fondamentale, per l'ambiente pure, insomma. Devo solo
Posso solo aggiungere che ho terminato la gara con una formazione giovanissima, 2002, 3-2002, un 2003 e 3-2005 in campo. Io ho notato che negli ultimi giorni praticamente il Formia ha fatto tantissimo mercato, tanti giocatori sono andati via, se non sbaglio errato pure Coppola, l'attaccante che aveva segnato il primo gol in campionato nella prima giornata è andato via, quindi sicuramente ci sono state delle evoluzioni perché ogni allenatore vuole un po' fare sua la squadra. Che ambiente ha trovato? Perché Formia è una città che è stata in Serie D negli ultimi anni, ma soprattutto, lo dicevamo già in passato, nella scorsa puntata con il capitano, che era Cusano, è una città dove i tifosi vivono 7 giorni al campo, non solo la domenica, ma 7 giorni sono al campo. C'è stato già un dialogo con i tifosi? Si è detto già qualcosa? No, non ho avuto il piacere di incontrare i nostri tifosi, ho avuto il piacere di vederli ieri presenti a Pontinia, un discreto numero, si sono fatti sentire, ci hanno supportato, hanno capito probabilmente che è il momento di stringerci un attimino intorno a questa società, a questo, al nome del Formia Calcio. Quindi l'ho già detto e lo ripeto, il Formia Calcio, la città di Formia è di tutti, non è solo di chi lo allena, di chi ci gioca o di chi è proprietario della società. Noi rappresentiamo una cittadina passionale, una cittadina che viene purtroppo probabilmente da anni di delusioni pure, perché sì, fai la Serie D, poi la società sparisce, c'è cioè la società pochi anni e va via, ci sono stati fallimenti, ci sono state retrocessioni. Io capisco che l'ambiente può subire continue delusioni e capisco anche l'allontanamento dalla squadra. Sarà purtroppo un dovere nostro, o per fortuna un dovere nostro, riportare la gente allo stadio, ma la cosa bella è averli visti presenti in gran numero a Pontini e aver supportato i ragazzi dal primo al 90esimo. Quindi mi sento di dedicare questa vittoria a loro, che sono stati insieme a noi artefici di questa prima soddisfazione stagionale. Guardando insieme a lei la classifica, non so se si è fatto già un'idea di questo campione d'eccellenza, perché è vero che non c'è nessuno a pieni punti, i 9 punti non li ha nessuno in questa terza giornata praticamente, però ci sono quattro battistrada dai nomi abbastanza importanti, altisonanti, e poi se tutti lì in un fazzoletto, l'eccellenza quest'anno è un campionato. Un amico diceva, devi, anche se punti a salire, devi guardarti le spalle per la salvezza e poi dopo. Dove sei arrivato è tutto di più, è tutto di guadagnato. E questa è un po' l'idea del Città di Formia. Quale sarà il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo in questo momento è risolvere problemi di formazione. Dobbiamo trovare un nostro assetto, dobbiamo trovare un nostro equilibrio e dobbiamo probabilmente puntellare ancora qualcosina nella rosa. È chiaro che l'obiettivo principale, ma io credo sia per tutte le squadre, è quello di salvarsi. La società è partita tardi, perché il passaggio del titolo è avvenuto tardi, quindi hanno dovuto per forza di cose accelerare i tempi, probabilmente è mancato qualcosa, però c'è tutta l'intenzione di rimettere a posto le cose, di programmare, di far passare una stagione almeno tranquilla, per poi è chiaro che il calcio è bello, perché poi non mai dire mai niente. Io sono uno abituato a giocarsi le partite di domenica in domenica. Cosa ci dirà il campionato? Sarà bello scoprirlo, però al momento non mi sento di prendere nessun impegno con nessuno, perché è una squadra che deve risolvere i propri problemi, e una volta risolti questi, poi andremo a vedere. Di sicuro daremo filo da torcere a tutti, ce la giocheremo con tutti e proveremo a dar fastidio a tutti. La dignità e l'orgoglio devono far parte del nostro bagaglio domenicale. Rappresentiamo una cittadina passionale e dobbiamo rispettarla. Domenica ci sarà il Vicovaro, ma nel frattempo si gioca la Coppa e quindi è un passaggio dove sicuramente
a Formia ci tengono a questo campionato. L'anno scorso la Coppa fu vinta proprio da questa società, e perché no, si va sul campo del Racing Ardea, che domenica io ho visto a Gaeta, non è una squadra da sottovalutare, è una bella squadra quadrata, un bel banco di prova. È una prova di crescita per quanto mi riguarda. Io in questo momento, ripeto, ogni gara va affrontata con la massima concentrazione. Non abbiamo ancora, non è ancora la squadra che voglio, non è ancora la squadra che ha l'equilibrio che voglio e che ha le caratteristiche che voglio, quindi dobbiamo lavorare ancora tanto. È chiaro che in questo momento può solo far bene andare a giocare la partita di Coppa Italia, però insomma non è semplice con la rosa ridotta che c'è in questo momento affrontare due competizioni, e quindi dovrò chiedere gli straordinari a tanti giocatori che non potranno tirare il fiato, ma siamo all'inizio di stagione, sono giovani e quindi devono avere solo il piacere di andare in campo. È chiaro che domenica siamo usciti un po' malconci con qualcuno, spero di recuperarlo, perché abbiamo bisogno di tutti in questo momento, e soprattutto insomma sappiamo che c'è anche una gara di ritorno, proveremo a fare del nostro meglio e per poi giocarcela in casa. Mi è parso di capire che sicuramente serve qualche innesto, credo che si andrà a cercare tra gli svincolati questi innesti, ma lo stato di forma dei giocatori che sono in rosa è uno stato soddisfacente? Si deve ancora lavorare? La preparazione è iniziata purtroppo in ritardo, per forza di cose che già sappiamo, c'è tanto lavoro da fare, credo anche dal punto di vista di preparazione. Ma i ragazzi, devo essere onesto, stanno in buone condizioni. Sono a livello atletico, stanno messi bene. È chiaro che quando hai pochi, noi abbiamo, se guardate la nostra panchina di domenica, c'erano tutti 2004, 2005 e 2006. Quindi significa puntare poi su ragazzini giovanissimi, che tanti di loro sono alla prima esperienza. Quando ti ritrovi in questi campionati, in questo campionato di eccellenza, soprattutto molto molto competitivo, dove magari gli avversari hanno 5 cambi di maggiore esperienza, hanno la possibilità in quel momento di cambiare la partita. Io, è chiaro, non posso affidarmi solo ed esclusivamente a ragazzini, li caricherei di troppe responsabilità nell'andare in campo tutti insieme, e quindi dobbiamo un attimino ragionare su questo, ecco, ma lo stiamo facendo, la società è disponibilissima, la società mi sta dicendo guardati intorno, se hai qualche richiesta la affrontiamo, la guardiamo insieme, ne parliamo e siamo disponibili. Quindi sotto questo aspetto sto tranquillo. È chiaro che in questo momento, a mercato chiuso, dove sì, è vero, si è aperta una sorta di, con la nuova normativa, si è aperta la possibilità di andare a prendere anche giocatori sotto contratto, ma devono essere giocatori sotto contratto oneroso. Quindi con la rescissione consensuale si potrebbe aprire un secondo mercato, altrimenti ci dobbiamo accontentare di quelli che sono sul svincolati, e non sempre è un bene così prendere giusto per prendere. Noi abbiamo bisogno di puntellare, ma giusto due o tre pedine. Quindi non è che io non sto facendo una richiesta di chissà cosa, però due o tre pedine, se le troviamo giuste, la società sono sicuro che correrà ai ripari. Vabbè, due o tre pedine su una rosa di 24 vuol dire che non c'è tantissimo da fare, si può sempre fare meglio, però quello che sicuramente è per darmi la possibilità di cambiare nel momento clou della partita. Ci sono posizioni dove siamo limitati, e purtroppo lì c'è bisogno di cambiare qualcosa per poi dare qualcosa nella gara in corso. Insomma, questo quindi non c'è molto per l'obiettivo che abbiamo, non è tantissimo quello di cui abbiamo bisogno, però dobbiamo trovarli. Allora, mister, io le faccio un in bocca al lupo perché
Vicovaro e Racing Ardea sono sicuramente due partite importanti e diranno tanto sul suo lavoro. Felice, non so se hai qualcosa da chiedere al No, mister. no, volevo solo ricordare che su Facebook c'è il saluto di Antonio Iliano per il mister. Mi dà un Ah, bocca al lupo, giustamente, perché mi ne costa abbiamo male visto. di tutti. Mister, credo che sia stato accolto molto, molto bene a Formia. Formia è una città che si innamora subito dei propri studenti. Allora, io a Formia sono già stato nell'anno prima del Covid, che si chiudessero i campionati, ed è stata un'esperienza, per quanto mi riguarda, personale positivissima. Per quanto riguarda sportiva, non c'era niente. In quel periodo era una società fantasma, una società che non mi dava niente. Avevamo 12 giocatori in totale in rosa, e abbiamo provato a farci rispettare, ad avere comunque professionalità, perché lo dovevamo a questa cittadina. Sono ritornato con grande stimolo, con grande entusiasmo, sapendo le esigenze. E quanto sia esigente questa piazza. Ma per quanto mi riguarda, il calcio è bello, perché in una piazza del genere, se fai bene, ti viene riconosciuto; se fai male, ti prendi la critica, ma la critica per me è sempre qualcosa di costruttivo, ti stimola sempre a fare meglio. Bisogna avere carattere, cioè in determinate piazze come quella di Formia, chi viene deve avere carattere. Non tutti possono allenare o giocare a Formia. Devo fare una precisazione dovuta: da quella società che lei citava sono passate due società. Cioè, quindi questo vuol dire che c'è stato un bel po' di burrasca Movimento. e di Purtroppo sì, cambiamento. ripeto, sono ritornato anche per scrollarmi un attimino una mezza etichetta che mi associava. Io non sono associato a nessuno, nel senso, io sono un uomo libero, da sempre libero, e quindi tutto quello che faccio lo faccio con professionalità. Non mi appartiene nessuno, non appartengo a nessuno, e fortunatamente, se sono seduto sulla panchina, l'ho fatto grazie ai miei meriti o al mio modo serio di comportarmi. Per il resto, ripeto, lo faccio. Oggi sono un dipendente del Città di Formia, e sicuramente davanti ai problemi ci sarò sempre io, e mi assumerò tutte le responsabilità del caso. Allora, in bocca al lupo, mister, e buon lavoro, perché in questo momento ha bisogno più di lavorare che di fare altro sulla Assolutamente sua sì. squadra. Allora, in Assolutamente sì. bocca al Grazie. lupo, arrivederci. La ringrazio, grazie a tutti, buona serata, grazie. Buona serata. Allora, ovviamente i dovuti ringraziamenti sia alla società del Città di Formia che a Cristian Perrino, che ogni volta che Felice chiama per chiedere una presenza risponde presente. In bocca al lupo a mister Mazziotti. Spero che possa trovare gli elementi di cui ha bisogno e soprattutto possa quadrare un po' il cerchio per quello L'ha che è. chiesto spesso dei rimborsi, quindi la società si deve muovere, insomma. Assolutamente, assolutamente. Ma credo che la società sia sulla stessa onda del tecnico, quindi lavoreranno in connubio per trovare quello che è possibile. Poi c'è tempo, perché alla fine a dicembre c'è sempre quel famoso ribaltone che possono cambiare le carte in tavola, può cambiare tutto. Quindi Felice Mazziotti ha un bel po' di tempo, deve solo lavorare con calma e lavorare bene con i suoi ragazzi. Questo è quello che bisogna fare sicuramente in questo momento a Formia. Io farei un passo indietro per andare a parlare del Gaeta. Ci andiamo a vedere un attimo quella che sono i risultati. 1-0 del Gaeta contro il Racing Ardea. Io ho visto la partita, Felice. È stata una partita che secondo me se Ardea portava a casa un punto non aveva rubato nulla, Certo. perché il risultato è Oddio. stato sempre in bilico. Il Gaeta si è aggrappato tantissimo al proprio portiere, che secondo me ieri sulle pagelle meritava un 9 pieno, perché ha parato un rigore, ha parato una rovesciata di Laghigna, che è un giocatore che continua ad essere un lusso per questa categoria. E sicuramente il Gaeta deve lavorare sui propri ragazzi. Anche qui c'è tanto da fare, perché abbiamo visto qualche giocatore un po' più stanco, qualche giocatore che magari sul finale rendebile ossigeno, ma onestamente, come è stata rinviata Centro Sportivo Primavera Certosa? Perché l'arbitro non si è sentito bene, fa caldo, fa troppo caldo, il cooling break non basta. Queste squadre giocano alle 12 di un pieno giorno di domenica, quindi non è che sia facilissimo giocare con quel caldo. Forse bisognerebbe trovare un'altra formula, o fare dei campionati più light, o scegliere un orario diverso, perché
quando becchi questi settembre non bastano quei 2 minuti per bere, probabilmente. Allora, ci andiamo a vedere le interviste e ci scusiamo con il direttore dell'Ardea che ci aveva lasciato una bella intervista, ma purtroppo il microfono ha avuto un po' di bizze ieri, ci sono stati un po' di alti e bassi. Anche lui parlava ovviamente di un'Ardea che è un cantiere aperto, anche loro non sono partiti prestissimo nel formare la squadra, però hanno nomi che sono importanti, e soprattutto lui parlava di un budget molto basso per quello che è la categoria. Ci sono tanti giocatori che hanno creduto più nel progetto che forse nella parte economica, ma ovviamente al momento gli dà ragione, perché 4 punti in classifica non sono male per questa società, e credo che potranno fare tanto, potranno dire la loro, daranno filo da torcere, lo vedrà il Città di Formia proprio nella gara di Coppa. Andiamoci a vedere le interviste. Paradossale, perché il calcio ci insegna che poi dopo, quando si fanno prestazioni perfette come le prime due che abbiamo fatto, non si raccoglie quasi niente. Oggi non siamo stati così in gamba, credo. La prestazione mi è piaciuta fino a un certo punto, siamo stati troppo statici, abbiamo rinunciato ad attaccare, ad aggredire, non eravamo molto aggressivi sin dall'inizio. Credo che pesasse anche il fatto di aver raccolto poco le prime due partite, quindi voglio dare questo, tra virgolette, alibi, perché insomma la palla pesava un po' di più, però non è questa la strada per poi arrivare lontano. È vero, perché noi abbiamo delle grandi potenzialità offensive, quindi anche oggi non lo so quante azioni abbiamo creato, però oggi gli avversari che sono stati bravissimi, complimenti, faccio i complimenti, abbiamo concesso veramente tanto. Era una partita da 1x2, ma per noi non poteva essere da 1x2, quindi se devo apprezzare qualcosa apprezzo quella cattiveria, quella grinta per andare a raccogliere il risultato, che comunque è importante per una squadra così. Abbiamo visto dal punto di vista, come ha detto lei, no? Proprio della cattiveria agonistica, i suoi ragazzi non si sono risparmiati da un punto di vista quantomeno del tentativo di recuperare palla, pressing fino all'area di rigore avversaria. Forse questo magari ha portato un po' meno ossigeno nel momento di costruzione dell'azione. Abbiamo visto in particolare tante occasioni fallite proprio davanti alla porta, forse è mancata un po' di precisione nell'ultimo passaggio, semplicemente dovuta alla tensione o magari anche probabilmente per il fatto che ci sono 40 gradi. Un po' tutto, hai messo nel calderone tutto e bisogna tenere in considerazione tutto. Innanzitutto l'avversario, perché l'avversario ci disponeva molto, quando usciva attaccando bene, ha fatto molto meglio il secondo tempo che il primo, perché nel primo tempo magari cercavano una palla diretta, non si volevano scoprire, invece poi si sono, tra virgolette, molto molto ben distesi nella nostra metà campo nel secondo, quindi un box to box, attaccavamo di qua, poi riattaccavamo di là, e per fare questo tipo di partita bisogna essere organizzati, bisogna essere ordinati, bisogna essere bravi a svolgere le proprie mansioni, altrimenti dopo 10 minuti un quarto non ce la fai più. Fortunatamente abbiamo potuto attingere a una panchina che abbiamo, perché abbiamo una panchina importante, e probabilmente premiato, insomma, diciamo che forse un applauso speciale dobbiamo fare a Sacchetti, perché ci ha tolto le castagne dal fuoco in tutte le occasioni pericolose gli avversari. Ma sapevamo che avremmo affrontato una partita molto difficile, perché incontravamo un avversario importante con diverse individualità e che si sacrificava molto soprattutto in fase difensiva e che aveva molti punti in più rispetto a noi. Con questa vittoria li abbiamo raggiunti e questo già è una cosa importante, era il nostro obiettivo. Poi oggi abbiamo trovato la via della rete, quindi, che mancava nelle prime due giornate, e quindi siamo molto contenti, sono contento di aver dato il mio contributo. Sicuramente quella più inattesa è stata quella della rovesciata, perché non me l'aspettavo sicuramente, è stato un bellissimo gesto atletico di Laghigna. Poi quella su Pezzone, diciamo che è una buona parata a livello tecnico, perché mi sono allungato sulla sinistra, poi il rigore, diciamo che io durante la settimana anche con lo staff curiamo anche questi aspetti e oggi è andata bene. Allora, belle parole, soddisfatti a Gaeta per questa vittoria. Andiamoci a vedere quella che è la classifica. Prima però, Felice, io ho fatto la mia disamina della partita. Penso che tu eri accanto a me e abbiamo visto più o meno la stessa gara. Forse a Gaeta servirebbe qualcosa in più dal punto di vista dei senior, per quello che è la panchina. Questo campionato è ricco di giovani, ma l'attaccantone, quello pesante che potesse dare, perché no, anche la staffetta con Dirito, c'è Loria, sì, però non ha dato quel cambio di marcia che si voleva a un certo punto. Forse serve l'attaccantone, ma mi risponderà subito qualche direttore sportivo: l'attaccantone costa, l'attaccantone ha tanti
a un prezzo alto, però per una squadra però, che... Però il problema appunto, lo possiamo dire, insomma, a un certo punto della gara Diritto era abbastanza fermo, quindi il tecnico ovviamente ha aspettato il momento giusto per cambiarlo, ma è sembrato, diciamo, qualche problema di fiato forse, ma posso anche sbagliarmi. Ha portato a casa un bel gol, perché ha saputo gestirsi benissimo in area di rigore, ha praticamente gestito un ottimo pallone, però sul finale un po' di affanno forse non ce la faceva più. Poi sul finale anche la squadra, con l'uscita di col cambio di Carnevale e un altro che ha fatto il tecnico, mi è sembrato qualche problema di troppo da parte del Gaeta, che non riusciva a fermare gli attacchi dell'Ardi. Ma stiamo parlando comunque della seconda parte della gara. Forse chiaramente il fiato mancava a tutti, il caldo c'era per tutti, quindi però per il complesso sì, io credo che si debba ritoccare la squadra in qualche ruolo, perché se si vuole appunto puntare a qualcosa di importante, se parli col presidente di Cecca, lui sicuramente vuole puntare in alto, disponibile a prendere tutti quelli che vuoi, però è chiaro che bisogna anche vedere come va la squadra, e quindi vediamo, aspettiamo le prossime, come hai detto tu giustamente, a dicembre ci sarà il mercato di riparazione, quindi sicuramente se ci sarà bisogno Mister Manconi si farà sentire, credo, eh. Allora, andiamo a vedere quello che è il prossimo turno. Eccolo qui, lo vediamo in grafico. Cioè, questa è prima la classifica. L'abbiamo già vista prima con Mister Mazziotti, il Terracina e insieme a Unipo Mezza, Lodigiani e Procalcio Tor Sapienza a 7 punti. Il Certosa ha una gara in meno, quindi dovrà recuperare ovviamente la partita che si è chiusa sul primo tempo per il problema all'arbitro. Via via tutte le altre, ovviamente fermi a 0 punti, per il momento c'è il Monte San Biagio che non riesce a vincere, l'Atletico Pontigna, Centro Sportivo Primavera e Ferentino, ovviamente queste squadre sono un po' in affanno. Il Nettuno al momento ha solo portato a casa quel punticino nella prima giornata contro il Gaeta, quindi anche qui si sta cominciando un po' a delineare quella che è la classifica. Prossimo turno di campionato si gioca domenica 24 settembre, a Formia arriverà il Vicovaro, mentre il Gaeta viaggerà alla volta del Colleferro. Questo sicuramente è un banco di prove importantissimo per Mister Mancone, perché il Colleferro è una di quelle squadre che sulla carta vuole vincere il campionato. Sicuramente sarà importante tornare a casa, ma magari anche con un punticino, però trovi una squadra che non è per nulla rinunciataria su quel fronte. Intanto ci sarà la Coppa Lazio, la Coppa Italia della Regione Lazio, eccola qui, il Terracina se la vedrà con il Roccasecca San Tommaso, Terra di San Tommaso. Ovviamente la Coppa Lazio di promozione non porta all'accesso diretto in Serie D, ma porta alla fase nazionale, che poi porta al ripescaggio in Serie D. Le altre gare, l'abbiamo detto, il Città di Formia se la vedrà contro il Racing Ardea, mentre il Gaeta viaggerà sul campo della Vissa Sezze. Anche qui Vissa Sezze, un'altra squadra ben attrezzata, ho letto che c'è addirittura, ci sono qualche giocatore che ha giocato in Serie B al Sezze, quindi attenzione a questa squadra, perché è da tenere sotto controllo. Scendiamo di categoria, andiamo in promozione, eccola qua la prima giornata del campionato di promozione, c'è il colpaccio del Santi Cosme Damiano che batte il San Giovanni in carico a domicilio 1-2, è stato il risultato, mentre Avanzi Giovanni Itri resta un po' con l'amaro in bocca per quello che è stato il finale di partita, perché veramente il gol del nuovo Costa Latina è arrivato praticamente sul finire di gara, sullo scadere, mentre il Città di Lenola porta a casa un pareggio casalingo contro il Latina Borghi Riuniti, e anche qui il Città di Lenola con il bicchiere mezzo vuoto, visto che giocava in casa. Felice, non so se hai avuto modo di sentire qualcuno per quel che riguarda queste partite. Ho sentito credo che riguarda il Santi Cosma, la Manzi Itri, signor Antonio De Santis, il suo commento sta su Sport Pontino, ha parlato di una prestazione buona, ottima, e addirittura per quello che si è visto in campo la Manzi Itri meritava anche di vincere, c'è stato un quid che comunque
doveva andare in rete, ma chiaramente c'è stato un errore da parte davanti per la Manzini, e quindi si sono portati a casa un pari. Ma a quanto ho letto, ho visto tecnico appunto Peppe Medina, ha parlato anche di una probabile vittoria mancata, insomma, quindi significa che la prestazione è stata sicuramente positiva. Positivo come appunto San Cosma, che è andato a vincere fuori casa giocando un buon match, anche se il tecnico nel contesto del commento ha parlato anche di un rigore regalato appunto alla squadra avversaria. Quindi, però, nel complesso la squadra ha giocato bene e ha meritato di vincere questo match, quindi siamo all'inizio e quindi tutto ancora può succedere. Allora, la classifica la vedete già in sovraimpressione, a 3 punti chi ha vinto e ovviamente a 1 chi ha pareggiato, prima giornata non può essere altrimenti. Ovviamente è ferma a 0 l'Arce, che ha rispettato il turno di riposo. Vanno fatte le condoglianze al presidente Marrocco per la scomparsa che ha avuto all'interno della famiglia, quindi un Arce che ha trovato il turno di riposo in concomitanza con quello che è stato un periodo non felicissimo. Prossima giornata, eccola qua, il Cittadinella va sul campo del Montenero, mentre a San Cosma c'è l'esordio casalingo, credo al campo dei Cerri si giochi, e arriva il Principato di Colli come avversario. Esordio casalingo anche della Manzi Giovanni Nitri, arriva il Città di Monte San Giovanni Campano, Città di Monte San Giovanni Campano che già conosce lo stadio di Nitri, quindi ci sarà, le due squadre si sono affrontate, mi pare anche in eccellenza, se non vado errato, quindi una bella partita. Riposerà lo Sporting Virtus Guarcino, quindi un turno di riposo per loro, ma Pontignarce già è una gara felice da guardare e da vedere, perché ci dirà tanto per quello che è la parte alta della classifica. Due società che comunque negli ultimi anni si sono viste in eccellenza e che hanno un certo blasone, se poi vogliamo far contare il blasone, qualcuno dice che certo nome, non serve il nome della società, certo. Scendiamo in prima categoria, qui c'è la prima giornata, si giocherà ovviamente domenica 1 ottobre, quindi ancora una domenica di riposo per queste squadre, ma ovviamente c'è già il quadro di quelli che saranno gli incontri, un girone ciociaro, latino ciociaro vorremmo dire così. Il Gaeta andrà su alla Piaia, ospiterà l'Amator di Vallemaio. Giocherà ancora alla Piaia il Gaeta, la polisportiva Gaeta, o dovrà migrare al alla Ricinello? No, la polisportiva gioca sempre alla Ricinello. Sempre al Ricinello? Io pensavo che giocasse alla Piaia, pensa tu. No. La Piaia può giocare, credo, le giovanili possono giocare a livello di normativa, mi hanno detto. Quindi sarebbe molto romantico vedere il Gaeta alla Piaia giocare lì, però se non si può, non si può. Il Fondi riceverà, andrà in viaggio sul campo del Posta Fibreno, mentre ci sarà già un derby, Scauri Marina, Don Bosco Gaeta e Formia Cepraro, sarà questa un'altra bella gara da tenere conto, mentre Terra di Cicerone, che dicono sia una delle squadre accreditate per questo salto di categoria in quest'anno nella prima categoria, riceve sul proprio campo il Castelforte. Castelforte è una squadra che dobbiamo un po' scoprire, Felice, perché non abbiamo tante notizie quest'anno sul Castelforte. Dobbiamo un po' provare a trovare qualcuno disponibile a parlare, che là è difficile. Sì, ne abbiamo un po' di bisogno. Abbiamo bisogno di aiuto in questi casi. Credo che possiamo lasciare il calcio, Felice. Dobbiamo andare a parlare di calcio a 5 nel nostro rapido pellegrinare. Guardando mister Lauretti, ma non si vede, quindi proveremo la prossima volta a contattarlo. Noi diamo massima disponibilità a tutte le società di intervenire, però gli uffici stampa devono anche a un certo punto collaborare, o perché no, gli incaricati devono anche farsi sentire. Direi di andare a parlare di calcio a 5, Felice, visto che quest'anno il calcio a 5 secondo me ci regalerà belle soddisfazioni o belle partite, perché con il salto di categoria, il doppio salto ovviamente, sia di Heracles che di Laundromatta Gaeta in C1, ci aspettiamo ovviamente belle gare alle quali assistere. Sarà veramente importante seguire questo campionato di calcio a 5. Mentre io ho nominato il calcio a 5, è arrivato già un ospite che vedo lì
addirittura sta sul campo, lui è estemporaneo. Lo tengo un attimo in stand by, andiamo a vedere quello che sarà la prima giornata del campionato di C1. Noi avevamo dato già i gironi, li hanno riformulati, quindi non potrò vedere il Parma letale. Io ci avrei tenuto tanto a vedere il Parma letale in C2, ma in C1 credo abbiano riformato solo le giornate di campionato, c'era qualche problema. L'Eracles giocherà contro la San Vitese Calcio nella prima giornata di campionato, si gioca di sabato alle 16, mentre la Laundromat viaggerà sul campo del Buone Onda, campo aprigliano. Si conoscono già le due formazioni. Guarda. E allora, Felice, tu sei stato in settimana alla presentazione, noi ci andiamo a sentire il buon Antonio Crocco che ci parla un po' di questo inizio di campionato. La preparazione è stata ormai quasi ultimata, e vediamo per un attimo il servizio e poi ritorniamo in studio. Preparazione già il 16 agosto, abbiamo fatto una bella preparazione intensa col prof Massimo Simeone, abbiamo fatto due test importanti, prima con lo Sporting Terracina, ieri sera con Real Terracina, due squadre molto organizzate, quindi sono stati due test ottimi. La squadra ha risposto bene, ha girato bene, sia tatticamente che atleticamente, quindi credo che siamo pronti già per l'inizio del campionato. Ovviamente dobbiamo ancora carburare un po', ma credo che siamo un po' tutti quanti sullo stesso livello. Dovevamo iniziare col Ferentino in casa, invece inizieremo col Veraonda ad Aprilia, e la seconda avremo il Casalbertone in casa, la dovevamo avere la dodicesima giornata. Quindi è cambiato, però alla fine non cambia nulla, nel senso che le dovremo affrontare tutte quante. Quindi sì, prepareremo la settimana prossima questa partita con Veraonda. Li conosciamo bene perché l'anno scorso l'abbiamo affrontati, ci abbiamo perso due volte. Mister Gerardo Iannaccone è una vecchia volpe, quindi sicuramente avranno rafforzato la squadra. Io non ho seguito tanto, però settimana prossima cercheremo di vedere questo. Credo che faranno un ottimo campionato anche loro, perché già l'anno scorso sono stati un'ottima squadra, sono arrivati secondi, però credo che siamo pronti anche, soprattutto all'inizio del campionato, che siamo pronti. Giocheremo in casa inizialmente a Maranova, e quindi siamo ospiti qui a Formia, lì a Formia, qui siamo a Greta, e quindi ci dovremo adattare un po' al parquet di Marano, visto che comunque ci stiamo allenando sul campo nostro, l'Arena Cicerone, aspettando che ci diano casa nostra, come ha detto Di Fonso prima. Allora, Felice, in attesa del mitico palazzetto di Greta, io penso che arriverà per dicembre, ma anche la Laundromat si trasferisce in quel di Formia, sarà un bel palazzetto impegnato e occupato, questo, quello di Formia di Manola. Se non hai nulla da aggiungere, vorrei andare rapidamente a vedere anche quelli che sono gli accoppiamenti della Coppa. Oggi sono arrivate le conferme degli accoppiamenti della Coppa. Praticamente la Laundromat Gaeta giocherà contro lo Sporting Club Santos 2019. La prima si gioca il 3 ottobre a Maranola, poi il ritorno il 24 di ottobre, mentre ovviamente a campi invertiti. L'Eracles giocherà contro il Santa Severa Futsal, altra squadra neopromossa ma da tenere sotto controllo perché è una bella formazione, il Santa Severa, molto giovane l'anno scorso. Il 4 di ottobre a Maranola, quindi turni di andata casalinghi uno dopo l'altro per la Coppa Lazio, e poi ovviamente i ritorni a campi invertiti. Io direi di andare a parlare di C2, Felice, che ne pensi? Sì, sentiamo il buon De Clemente, su. Vabbè, lì sta girando il campo il buon Giampiero De Clemente. Ben ritrovato, Giampiero, buonasera. Ciao, buonasera, Felice, buonasera, Giuseppe. Sì, noi siamo impegnati, siamo nel pieno della preparazione, per cui sì, sono sul campo in questo momento, mentre sto facendo fare un po' di giri ai ragazzi, insomma. Mi raccomando, ditemi tutto. Martello, perché io ogni tanto mi diverto a vedere le tue dirette, addirittura mi sono appassionato per l'Antigufo. Sì, l'Antigufo è una mitica squadra del torneo che è stato fatto quest'estate, il Gufo Cup Pizza e Birra, perché ovviamente sai, ormai sembra che
non si giochi più a pallone se non ci sono i soldi di mezzo. È diventato quasi un poker su campo il calcio a 5. E col mio torneo, insomma, l'ho voluto mettere un po' coi piedi per terra e ritornare al sano divertimento, insomma. Non perché non ci si diverta vincendo i soldi, però non è quello lo stimolo che secondo me ci dovrebbe essere. E quindi gufo, cappe, pizza e birra, perché al termine di ogni gara si mangiava sta benedetta pizza fatta al forno a legna qui sempre sul campo, e la birra ovviamente. Vabbè, se facevi anche la birra sul campo è finita, eh? Oddio, in qualche occasione c'è qualche elemento, qualche giocatore che gioca meglio con la birra in campo anziché l'acqua, però sono casi estremi quelli lì. Allora, Giampiero, io con te vorrei parlare di questo campionato. Io mi ero già preparato per tifare Parma letale, invece me l'hanno tolto, hanno cambiato un po' quello che sono stati gli accoppiamenti, è uscito il girone nostrano. Vabbè, però perlomeno hanno messo tutti insieme, su. Mancava una squadra spostata da un altro girone, l'hanno rimesso insieme, no? No, praticamente mancavano due squadre, eravamo io e il Monte San Biagio ad appartenere all'altro girone. Cioè, praticamente quest'anno, vabbè, diciamo che ogni anno magari ognuno di noi cerca di fare del proprio meglio per migliorare quello che è stato l'andamento passato, e non sempre si fanno cose esatte. E il comitato quest'anno ha cercato di fare un unico girone che giocasse di venerdì. Io avrei desiderato per vari motivi giocare di venerdì. E quindi cosa è successo? È successo che non si sono resi conto che nel momento in cui hanno fatto quest'unico girone che giocava di venerdì, avevano accoppiato squadre praticamente da nord a sud del Lazio, no? Di Roma. E quindi io praticamente quasi a 3 chilometri dalla Campania mi ritrovavo ad arrivare a pochi chilometri dalla Toscana. Quindi quando ho fatto subito presente questa cosa, fortuna ha voluto che ci fossero nel girone, ecco, quello nostrano, come dice Felice, altre squadre della zona di Roma, per cui si è potuto probabilmente riuscire a fare questo spostamento, insomma, se no sarebbero state gatte da pelare, insomma. Ci è andata bene, è uscito il girone nostrano, che per certi versi è ottimale, anche se però magari ecco, a livello di forse di esperienze, giocare con più squadre romane ti potrebbe portare forse un gradino in più in quello che poi è il vissuto di ognuno di noi, insomma, perché comunque tecnicamente e tatticamente forse si sa vai a incontrare squadre un pochettino, ripeto, di gradino superiore, perché ecco, da quelle parti funzionano bene le scuole di futsal, cosa che da noi ogni anno si cerca, si fa, ci si inventa, però non siamo mai riusciti a dare una durata a questi discorsi, insomma, perché purtroppo lo sappiamo, nel sud pontino ancora parlare di calcio a 5 ancora viene visto come sempre lo sport minore del calciatore, insomma, se vai a calcio a 5 non ha fatto quel salto dal calcetto, no ma abbiamo perso Giampiero. Sulla bestemmia del calcetto abbiamo perso Giampiero. Vabbè, cerchiamo di recuperarlo sicuramente. Se no, difficilmente si farà, insomma, perché ecco, io mi trovo a ricominciare. Dobbiamo crescere, ma penso che, guarda, quest'anno festeggi 20 anni di attività di calcio a 5, come diciamo da questa parte, insomma, perché come arbitro ne ho fatti un po' di più. E però mi sembra che ogni anno quasi dico sempre le stesse cose. Quindi sono 20 anni che rovini questo sport, dobbiamo dire. Sono 20 anni che ho rovinato questo sport, sì. Però sono 20 anni che, devo essere sincero, sono 20 anni che incontro belle persone, belle e brutte, però belle e brutte fanno sempre parte della mia vita, quindi anche il brutto, se lo incontro, è sempre un piacere, insomma, allora, salutarlo sempre con affetto e mai con invidia. Quindi parliamo di cose serie, Giampiero. Il programma per questo Insieme Futsal quest'anno, dove giocherete, quali sono gli obiettivi? Perché l'anno scorso voi dovevate fare un campionato per formare la squadra, invece vi siete ritrovati in C2. Quest'anno qual è l'obiettivo? Se mi dici la salvezza e poi alla fine vinci il campionato, vuol dire che ogni anno l'obiettivo... Allora, Giuseppe, allora io ti dico la verità. Abbiamo terminato il campionato scorso con un bel gruppo, anche di molti ragazzi, e alcuni di questi avevano fatto un bel passo in avanti,
e mi ritrovo a partire che un po' di questi ragazzi non ci sono. Chi per motivi di lavoro, chi perché dopo 4-5 anni che aveva si era dato al calcio a 5, gli è venuta la nostalgia del calcio a 11. Chi poi magari, ecco, un aspetto, lo sai, quello che purtroppo secondo me sta un po' rovinando lo sport in generale, perché vuole forse un po' seguire quello che è lo sport professionistico. Cioè una società in C2 che parte per fare un buon campionato, che però ha sempre l'intenzione di cercare di far crescere gli eventuali giocatori, gli eventuali ragazzi e anche gli eventuali over, si ritrova ad avere richieste anche economiche, per carità, legittime sicuramente, piccole, perché magari si parla di piccoli rimborsi spese, però questo secondo me è un andazzo che non può andare. Non può andare, e diciamo che io sto facendo un pochettino la battaglia a questo tipo di discorso. Qui ogni società promette la 150 euro, per carità, lo possono fare, ma a quel punto però diventa una gara a chi ha rialzo. Ecco, che ne so, qualche mio giocatore che adesso è andato in un'altra società perché gli hanno promesso 150 a 200 euro, se io fossi stato con lo stesso pensiero avrei giocato a rialzo, gli avrei detto facciamo 250 e me lo sarei portato, e dove saremmo arrivati? Cioè, secondo me già in C2 fare questi discorsi, secondo me è fuori luogo. Secondo me è fuori luogo. È ovvio che poi ci sono casi estremi di quelli che veramente fanno chilometri, eccetera, eccetera. Ma per carità, però stiamo fuori luogo. Cioè, io sono qui per insegnare calcio a 5. Non mi piace sentirmi chiedere poi rimborso questo e quell'altro. Io se vado al dopo scuola pago. Cioè, se vado al dopo scuola pago. Pago perché voglio ottenere un risultato, perché cresco io professionalmente, maturo. Io vedo il calcio a 5 mio così, cioè io sono qui, poi lasciamo perdere se sono valido o meno, però il mio intento è quello, cioè quello di poter insegnare e di poter imparare anche io allo stesso tempo, perché tanto la vita è un continuo imparare. E quindi ti ripeto, mi sono ritrovato a dover ripartire per l'ennesima volta anche in C2. Stasera, ecco, sono con circa 13 ragazzi, ma dell'anno scorso forse ce ne saranno 3-4, non di più. Perché questo che ti dicevo, chi va da una parte, chi va dall'altra. Cioè, poi ognuno, è ovvio, è giusto che ognuno veda i propri interessi, però è che lo sport non dovrebbe avere interessi, almeno a questo livello. Si critica tanto il calcio a 11, dei valori economici a cui sono arrivati i giocatori, e poi nel nostro piccolo in Serie C2 ci mettiamo già a dire a te ti do 150 al mese, a te ti do 200, a te 400. Cioè, allora a me quanto mi dovrebbero dare? Cioè, io quanto dovrei chiedere? Tu dovresti pagare tu per essere sopportato, non per... Ecco, forse per quello non m'azzardo a chiedere. Senti, però tutto questo non mi hai detto dove giocate. Allora, guarda, vedi, sia noi, io sicuramente giocherò anch'io a Maranola, perché ho già bloccato la Tenso struttura. Perché? La struttura perché? Perché sembrerebbe che non ci sia spazio in quella che è la Tenso struttura qui a Scauri. Perché? Perché praticamente hanno fatto un bando biennale. Quindi la risposta è stata questa: avendo fatto il bando biennale, hanno diritto a giocare solo le società che hanno fatto appunto questa domanda lo scorso anno. Sembra una cosa quasi irreale, perché poi se ci sono gli spazi in un mondo dove le società da un anno all'altro cambiano il presidente, sì, di proprietà, cioè, ma io quando dicevo che, ripeto, una buona amministrazione per essere completa deve essere completa in tutto. Questa nostra sicuramente è un'ottima amministrazione, però a livello sportivo, parliamoci chiaro, a me non mi sembra che siano stati fatti dei miglioramenti, perché le criticità c'erano e le criticità sono rimaste per quanto riguarda le strutture, intendo. Perché, ripeto, fare una domanda biennale può essere giusta sotto tanti aspetti, ma sicuramente non quello sportivo.
agonistico, perché come hai detto tu, la società che ecco, io l'anno scorso ho fatto la richiesta della terza struttura con la società Scauri Marina e mi è stata accordata lunedì, mercoledì e venerdì. Ok, poi purtroppo per vari motivi è saltata la squadra a 2 settimane dall'inizio, quindi questa richiesta è stata fatta, quindi in teoria la società Scauri Marina oggi può usufruire di questi orari, però in questo momento la squadra della società di Luigi Forte non ha squadra di calcio a 5, però ce l'ho io che materialmente l'anno scorso ho fatto praticamente la richiesta con lo Scauri Marina e quest'anno mi trovo con l'insieme, insomma, voglio dire, no? Quindi potenzialmente gli spazi ci sarebbero perché erano stati occupati da una società che non li usa. Quindi adesso ci troviamo in ballo io e Patron di Ciaccio con il Minturno. E praticamente tra tutte e due, se riesce ad entrare uno dei due, penso che di riflesso possa entrare anche l'altro, insomma, penso, non lo so, non te lo so dire. Quindi c'è questa situazione in questo momento che non è voluta da nessuno, però si è venuta a creare per questa scelta di fare questi bandi biennali, che sicuramente, ripeto, avranno delle motivazioni per cui sono stati fatti, però delle motivazioni che probabilmente fanno a cazzotti con quella che poi è la realtà sportiva dell'uomo. Assolutamente, mi trovi pienamente d'accordo. Io volevo farti gli auguri perché so che è stato il tuo compleanno. Sì, come, grazie. Come i re sovrani fai 3-4 giorni di festa, da quello che ho visto. Ma guarda, vabbè, io sono nato lo stesso giorno di un cugino australiano, il quale è venuto in Italia per festeggiare i suoi 60 anni. E io, va bene, ho fatti 51, per cui abbiamo fatto doppia festa. Una festa qui al campo a Tremenzoli, quindi dove ho acceso il forno, quindi una festa un pochettino molto nostrana. E poi una seconda festa, una giornata di ieri al ristorante da veri signori, insomma. Ma lo Sporting di Terracina ci stai pensando o fra qualche giorno, dai? Allora, guarda, io in questo momento sto facendo divertire i ragazzi e allo stesso tempo sto cercando di impegnarli atleticamente. E ecco, adesso stanno facendo la partitella di fine allenamento, ma li vedi con l'entusiasmo, però già precedentemente hanno lavorato, come si direbbe, a secco. Io purtroppo quest'anno da 3 anni mi ero iscritto a Scienze Motorie a Cassino, quest'anno mi sono laureato alla triennale. Perché? Perché mi sentivo sempre dire, sai, è rimasto arretrato ancora questi allenamenti a secco e via discorrendo. Allora mi sono voluto andare un pochettino a svernare. E sinceramente alla fine ho capito solo una cosa, la teoria è bella, però l'atto pratico poi comunque il classico allenamento a secco ti porta molti risultati nel breve tempo, insomma. E quindi però devi fare i conti con quello che è l'entusiasmo dei ragazzi, per cui sto cercando di equilibrare i due aspetti, insomma, tutto lo special qua. Li facciamo un po' fessi, dai, li facciamo lavorare nei primi minuti, poi con la classica partitella non si rendono conto che lavorano ancora di più di quanto magari li avrei fatto lavorare senza palle, insomma. Felice, hai qualcosa da chiedere, visto che tu sei in punta del calcio 5? Senti, volevo solo sapere, secondo te qual è la squadra o le squadre che faranno, che punteranno alla vittoria? Allora, io sinceramente, allora, l'anno scorso lo Sporting Terracina ha dato del filo da torcere, l'anno scorso è stato un po' campionato molto di livello, possiamo dire quasi basso. Perché? Perché purtroppo una squadra si è ritirata, che è stata lo Scauri Marina, mi sembra poi un'altra squadra che si fosse ritirata, il Morolo, un'altra squadra, se non erro, Polisportiva Live, comunque andava e non andava, quindi da quello che era il girone già erano venute meno 3 squadre. L'anno scorso non ha lavorato bene il Lido, il Pirata, quindi era nelle categorie inferiori. Flora 92, che poi l'anno scorso puntava molto sui giovani, quindi comunque era di bassa classifica. Quindi alla fine abbiamo avuto i risultati che abbiamo avuto. Le due squadre principi sicuramente sono state l'Heracles e il Buonaonda. Poi in tutto questo ha trovato un buono spazio la Laundromat Gaeta.
E alla Laundromat Gaeta, il vero antagonista, unico antagonista, penso che sia stato lo Sporting Terracina, che però si è svegliato in ritardo. È stato lì lì a 3 punti per poi regalare i punti a fine anno, perché alla fine anno poi li ha regalati. Se no ci sarebbe rimasto fino all'ultima partita alle spalle della Laundromat Gaeta. Quindi ripeto, tiro fuori due squadre. Ti dico, sì, e quindi ti dico Sporting Terracina. Sporting Terracina te lo metto sicuramente. Poi? Allora io ti tiro fuori Real Ceprano, se non ha cambiato tanto in confronto a quello che è stato l'anno scorso, perché l'ho vista comunque ben quadrata come squadra, e Lido Pirata se quest'anno si mette di buona testa a lavorare, che ne pensi? Allora, ma il Lido Pirata era la squadra che ti avrei detto che ha delle potenzialità che l'anno scorso non è espresso, ma perché hanno cercato di fare forse un campionato diverso dal solito, con l'allenatore che poi è cambiato a favore di Fabio Padula, e comunque era più in amicizia. Il problema è che a volte poi l'amicizia non sempre può portare a risultati positivi, cioè ci deve essere comunque poi una certa gerarchia, ok? Forse il Lido Pirata l'anno scorso può essere mancata questa gerarchia sul campo e quindi ha pagato un pochettino lo scotto. Quindi sicuramente il Lido Pirata è una di quelle formazioni importanti. Sporting Terracina sicuramente, il Real Terracina, non ci dimentichiamo che sono tutti giocatori che comunque hanno giocato, non so adesso se ci saranno giocatori che hanno militato anche in Serie B, comunque parliamo di una piazza che il calcio a 5 lo conosce molto bene. Io l'anno scorso ho arbitrato delle partite del Terracina amatoriale e vi posso dire che l'età era elevata, ma la tecnica e la tattica erano squisite. Quindi nemmeno quelle, nemmeno il Real Terracina bisogna trascurare. E quindi ti ripeto, io penso che comincerò un girone di ferro, perché comincio con lo Sporting Terracina a casa loro. E quindi già lì, amen. Poi in casa, adesso non c'ho presente il calendario, tu lo puoi vederlo, non lo so perché purtroppo... No, non c'ho, c'è solo questa, la prima giornata. Solo la prima giornata, comunque ho le prime 3 partite, mi sembra che la terza proprio con lì del Pirata vado a farla. Quindi lo sai di cosa devi tener conto pure? L'Accademia dello Sport. L'Accademia dello Sport, perché ho visto più di qualche nome, per esempio ci sono i due fratelli Viglianti quest'anno, e quella non la devi trascurare. Quella non la devi trascurare. E alla fine diciamo che però probabilmente non ci saranno le due squadre principi che ci sono state l'anno scorso. Forse, lo dico così, a occhio e croce. E quindi sarà forse un campionato più equilibrato di medio-alta classifica. Mentre l'anno scorso c'è stato veramente una differenza forse molto elevata, insomma. Tutto qua. Giampiero, grazie per essere stato con noi, buon divertimento, finisci l'allenamento. Grazie mille per avermi chiamato, è sempre un piacere sentirvi e quindi vi saluto, ovviamente, l'abbraccio. Ovviamente noi scherziamo quando io ti dico stai rovinando il calcio a 5, noi scherziamo perché in realtà... No, ma è vero perché ti ripeto, se il calcio a 5 va verso quello che è il rimborso ai giocatori, allora io lo sto rovinando. Buona serata e grazie. Buon lavoro, ciao, grazie. Allora, Felice, io ho tenuto l'ultimo ospite, lo ringrazio per averci aspettato, perché è già da un bel po' che è collegato, ma ovviamente Giampiero è un personaggio molto molto poliedrico e lo dobbiamo ascoltare, certo. Assolutamente. Diamo il benvenuto in studio a Riccardo Stanziale. Ciao Riccardo, ben trovato. Buonasera. Salve. Allora, come la Fenice rinasce il Minturno, quella che è stata secondo me la prima società sportiva del calcio a 5 a Minturno, ritorna in una nuova veste, ma all'insegna del passato, perché io ho visto, se non mi sbaglio, il logo è sempre quello, il presidente è sempre quello, c'è un ritorno, ma il primo punto di partenza è Riccardo Stanziale in questa stagione. Sì, si chiama Futsal Minturno. Il presidente di Ciaccio è tornato di nuovo, siamo molto contenti perché fondamentalmente in zona è lui che ha portato il calcio a 5 ad altissimi livelli, con l'inserimento di giocatori di altissimo livello, quindi non sto qui a citare
Veronesi, altri brasiliani che aveva portato. Lui c'ha questa passione, siamo contenti di questo qui che è ritornato a Minturno. Ecco, il futsal Minturno è importante, è uno sport che deve andare avanti e deve diventare sempre più in questa zona soprattutto, avevo sentito anche Giampiero che l'aveva detto, in questa zona soprattutto deve ampliarsi e deve diventare uno sport di prima scelta anche secondo me. Ci dai qualche soffiato sul Minturno? Perché fino adesso io ho visto solo un organigramma e poi ho visto la tua presentazione. Che Minturno sarà? Sarà un campionato di Serie D? Poi arriva il portiere, basta. Allora, secondo me abbiamo preso un allenatore di livello, no? Vanderlei. Poi perché il presidente di Ciaccio, tu lo sai, quando parte, sì, sì. Parte alla grande. Quindi lui è uno che... deve prendere sicuramente il prodotto ottimo, che fa un'ottima scelta. Quindi ha preso Vanderlei come allenatore, ha preso il portiere brasiliano che l'anno scorso stava ad Heracles, che ha vinto già campionati, ha parlato con me e io non ci ho pensato su due volte di ritornare a sposare questo progetto. Lui, il presidente di Ciaccio, ha un progetto vincente, a lunga crescita ovviamente, perché non parliamo di un anno, due anni, ma di diversi anni, anche perché lui vuole proprio ampliarsi qua con calcio a 5, mettere delle basi anche a livello di settore giovanile. Quindi stiamo parlando di un progetto vincente che sicuramente anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale di Minturno e tutto il resto intorno sicuramente porterà dei vantaggi a tutti. Riccardo, mi pare strano, adesso devo fare l'avvocato del diavolo, non me ne volere, il Minturno ha avuto i brasiliani bellissimi, perché in quegli anni abbiamo visto veramente quello che era il calcio a 5, abbiamo visto il livello della C1 che era forse anche più alto di quello che è adesso, però lì non portò a nulla, cioè un settore giovanile che non si è formato, non è cresciuto. Se tu ci pensi, tu sei stato un po' la costante nel calcio a 5 di questi ultimi, penso, 10 anni. Hai militato in tantissime società e i nomi sono sempre quelli, non ci sono stati nomi nuovi, pochissimi. Allora, io parto dal presupposto che per fare settore giovanile i ragazzi devono cominciare dal calcio a 5, dalle basi principali e non dal calcio a 11. Questa è la mentalità, diciamo... sia del Barcellona sia delle cantere più famose nel mondo, sia anche quella brasiliana. Ovviamente avendo giocatori professionisti brasiliani, questa è una cosa che si può accelerare, però ti ripeto, è un progetto a lungo termine, è un progetto che ci vuole pazienza, ci vuole costanza e soprattutto siamo ai nastri di partenza, questo è sicuro. Di Ciaccio c'ha adesso l'entusiasmo, la voglia di fare bene, di proseguire e poi il tempo verrà, sicuramente farà le sue scelte, noi siamo pronti, sta allestendo sicuramente, non posso parlare perché giustamente non sono neanche al corrente di tante cose, io parlo per di me, sono stato contattato, cioè, mi ha prospettato il progetto, ripeto, è un progetto affascinante, è un progetto vincente, è un progetto che secondo me farà bene soprattutto anche al paese, questo è fondamentale per i ragazzi, soprattutto per i ragazzi, secondo me. Sarà un campionato di Serie D, che campionato ti aspetti quest'anno, Riccardo? Ma guarda, io la Serie D non la conosco, quindi non posso giudicare né... è un campionato per me nuovo, quindi sicuramente ogni partita, soprattutto se giocheranno con squadre blasonate come la nostra, giocheranno con il pugnale tra i denti, quindi ci aspetteremo sempre sempre partite belle toste. Noi siamo pronti a vincere, però se mi parli di squadre che conosco, non conosco, adesso non conosco assolutamente niente, mi trovi proprio impreparato, soprattutto il campionato di Serie D di calcio a 5 mi trovi impreparato.
E allora ti interrogo sulla C1 e la C2, due campionati che tu hai giocato, quindi sicuramente conosci per quello che era il valore degli anni passati. Si è un po' abbassato il livello di questi campionati, o come diceva Giampiero, quest'anno soprattutto la C2 sarà un campionato medio alto? No, mi trovi d'accordo con il campionato di C2. Secondo me anche l'anno scorso è sceso di livello. Non siamo tolto, ecco, due squadre, soprattutto la Laundromat Gaeta, che ha fatto bene, l'Heracles, che ha stracciato il campionato tra virgolette, il Buona Onda, ma il resto era, diciamo, squadre mediocri, ecco. Rispetto a quando giocavo io, ad adesso ho visto un'ascesa sicuramente dei giocatori, anche perché ci sono sempre quei vecchi giocatori che ancora giocano. Questo è vero, ma reggono la staffa, potremmo dire così, no? Tengono duro. Sì, sì, ma mi ci metto anch'io. Io giustamente per impegni lavorativi, per problemi familiari, non posso essere sempre presente, però ecco, voglio divertirmi, voglio giocare, la passione sempre c'è, soprattutto quando sei in un ambiente che ti fa stare bene sia mentalmente, sia per divertimento, per allenamento e tutto, sicuramente puoi sempre dire la tua, no? Puoi sempre contribuire a qualche cosa. Il Minturno è tornato, quindi quest'anno ci sarà da divertirsi, perché una delle cose che apprezzo veramente del presidente di Ciaccio è che quando fa una squadra, la prima cosa che fa la costruisce per divertirsi, perché il primo che deve divertirsi è lui, quindi di questo gli va dato atto. Ha tanti lati negativi, ma anche tanti lati positivi, e uno di questi è quello del volersi divertire in questo sport. Guarda, io dico che lui quando parte con una concezione, cioè per esempio il Minturno, stiamo parlando sempre di una Serie D, ma lui già ha allestito uno staff tecnico ad alto livello, ha preso un allenatore di valore, ci abbiamo anche uno che ci cura, Cristian Perrino, no? Il giornalista che ci cura a livello di immagine. Io dico che lui ama la professionalità, ecco, lui su queste cose, lui quando parte cerca di sbagliare il meno possibile e parte sempre con determinazione e competenza, secondo me, perché attualmente in circolazione è, secondo me, è uno dei pochi presidenti più competenti, eh? Questo lo voglio dire, sia a livello di conoscenza di calcio a 5, per l'esperienza che c'ha, per la determinazione e giustamente anche per la forza. Assolutamente. E speriamo che possa di nuovo raccogliere trofei come ha fatto in passato. Felice, hai qualcosa da chiedere? Io parlo sempre con te perché sei tu. Dobbiamo aspettare solo, anche perché a me interessa chiaramente vedere il roster. Riccardo, ci siamo conosciuti alla Laundromat, quindi sicuramente il giocatore. È chiaro che non ha più la giovane età e quindi deve comunque ogni tanto fermarsi per riposare rispetto a questi giovani che corrono, quindi vediamo insomma il presidente che squadra farà, è così. Vabbè, sicuramente il fisico non è più quello di una volta, anche se quest'anno comincerò la preparazione dall'inizio, quindi ecco, sicuramente sarò più promettente. Rispetto io mi ricordo il Riccardo Stanziale, che mi ricordo io, può giocare con un piede solo in D, eh. Quindi grazie. Se basta uno. grazie. No, vabbè, quest'anno ci prepareremo per affrontare nel migliore dei modi il campionato. Abbiamo anche parlato con il mister a livello della preparazione atletica che faremo, che andremo ad affrontare. Sicuramente ci sarà da divertirsi. Chi verrà a vederci si divertirà sicuramente. Allora, aspettiamo notizie per quello che sarà il campo da gioco, perché è inutile che ti chiedo, Giampiero Clemente ha già soffiato sulla cosa. Quindi, guarda, io su queste cose non posso pronunciarmi. So che il presidente sarà il palazzetto, credo, dello sport a Scauri, il Pala Borrelli, la denso struttura. Questo è quello che ovviamente si vocifera, poi ovviamente sempre notizie delle ultime ore, queste... queste altre cose non mi posso esprimere perché non sono a corrente, però dovrebbe essere quello al 100%, anche perché ci chiamiamo Minturno, portiamo il nome del Minturno, e secondo me è una cosa fondamentale,
giocare proprio nel posto del Minturno, dove merita il Minturno. Assolutamente, grazie Riccardo per essere stato con noi, ovviamente grazie all'ufficio stampa. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E porta i miei saluti al presidente. Ciao, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Felice, allora abbiamo parlato del Minturno che rinasce. Una piccola parentesi, la apriamo nel basket. Qui è ancora tutto fermo per quanto riguarda il basket. La Fortitudo Scauri ha avuto un'amichevole, ma ovviamente un'amichevole che praticamente quasi un allenamento congiunto nella scorsa settimana. Ci sarà qualche amichevole probabilmente nella prossima, ma il campionato inizierà a ottobre, inizi d'ottobre ci si comincia a preparare per quello che sarà giustamente il rush finale. Dobbiamo chiudere la nostra trasmissione, ci dispiace per Lauretti, non è potuto essere dei nostri. Vabbè, ma proveremo la settimana prossima, perché comunque ha avuto un problema in famiglia e quindi non si è potuto collegare. Rinnoviamo l'appuntamento con ovviamente anche con gli addetti ai lavori, i nostri microfoni sono sempre aperti, noi non aspettiamo altro che sentirvi parlare e poter ragionare, anche giocare con voi da lontano. Felice, alla prossima, ci vediamo per Antenna Sport in questo sì. Weekend. Pronto. Va Adesso, bene, allora. Pian piano che si avvicina il campionato di prima, si allungherà anche sia questo programma che Antenna Sport. Assolutamente, ci dovete sopportare per tanto tempo praticamente. Buon fine settimana, allora ci sentiamo, Felice, ciao. Buona serata a tutti, ciao. Allora, buona serata anche a voi, i nostri indirizzi li conoscete, ci rivediamo lunedì prossimo alle 20, rigorosamente in diretta, chi dal campo, chi da casa, chi dal dondolo, chi dalla scrivania e perché no, chi dal passeggio serale, ma ovviamente sempre con lo sport e sempre con Overtime. Buona serata.